Il caffè espresso deve avere la crema in tazza, ma non sempre è sintomo di qualità. La qualità e la quantità della crema in tazza dipende dalla tipologia di miscela di caffè. Ad esempio, se noi abbiamo una tipologia con un'elevata percentuale di arabica, avremo una crema molto fine, molto a maglie molto fine, una crema che avrà un colore nocciola e con dei retrogusti particolarmente fini. Mentre se abbiamo una percentuale molto elevata di robusta, come spesso succede nei paesi del sud del mondo, avremo una crema molto più densa, abbondante e con delle maglie molto più larghe, e il colore sarà certamente più scuro di quello dell'arabica.